L'adozione di misure adeguate. Le ha chieste il premier giapponese Shinzo Abe all'esecutivo per affrontare il problema dell'acqua radioattiva a Fukushima. 300 tonnellate di liquido contaminato al giorno fuoriescono dall'impianto dopo il terremoto e lo tsunami del 2011, riversandosi nell'Oceano Pacifico. Dopo un vertice del governo, Abe ha dichiarato che tre ministri devono avere un ruolo più attivo nella questione. Bisogna affrontare il problema con urgenza. Non possiamo permettere che TEPCO si assuma la completa responsabilità. Dobbiamo trattare la questione a livello nazionale. TEPCO negli ultimi due anni ha subito forti critiche per l'inadeguatezza dei suoi provvedimenti. Ci vorranno 40 anni e 11 miliardi di dollari prima che la situazione torni alla normalità.